Saluto i nostri telespettatori di Siena Web TV e Sea Channel. Nell'ambito del nostro format Medicina Risponde, questa sera abbiamo con noi due medici, non uno, il dottor Massimo Gabbanini e la dottoressa Chiara Voltolini. Buonasera a tutti voi. Buonasera. Intanto grazie per essere qui con noi. Presentiamo un attimo quelli che io chiamo i professionisti della sanità, con un termine che ho coniato e non so quanto sia così rispondente, ma io credo che sia abbastanza rispondente. Il dottor Massimo Gabbanini è il direttore dell'unità operativa complessa di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale Alta Valdelsa di Poggi Bonsi ed è anche il responsabile dell'unità funzionale di attività consultoriale della zona senese. La dottoressa Chiara Voltolini, credo che si possa dire che è una sua collaboratrice ed ha esattamente, diciamo, gli stessi, non la stessa responsabilità, ma lo stesso ambito operativo. È così, dottoressa? Giusto. Allora, io partirei proprio nei suoi confronti con la prima domanda. Cos'è il consultorio? Quali servizi offre? Quali professionisti ci lavorano? E come si interseca con gli altri servizi ed enti sul territorio? Allora, il consultorio è una struttura molto importante, è un servizio sociosanitario che ha come finalità quello della tutela della salute sia fisica ma anche sociale della donna e non solo, della coppia, della famiglia, dei bambini e degli adolescenti. E è un servizio di tipo multidisciplinare perché vede al suo interno il lavoro di varie figure professionali, in particolar modo le ostetriche, i ginecologi, gli psicologi e molto importante anche la figura dell'assistente sociale che diciamo non è collocato fisicamente all'interno della struttura ma in sedi attigue che insomma con cui ci confrontiamo spesso per insomma, gli ambiti di sua pertinenza. E è anche una struttura ben integrata insomma, sul territorio perché è fondamentale l'accoglienza dei vari pazienti, ma anche la sua integrazione poi con i vari servizi e gli enti sul territorio, dall'ospedale in primis ai servizi di sanità di salute mentale, sia dell'adulto che dell'infanzia e dell'adolescenza, al tribunale dei minori e così via, al poliambulatorio di Cantovire, insomma, quindi è una struttura che comunque per tutelare la salute, diciamo, globale a 360 gradi di chi si rivolge al consultorio, poi sfrutta anche queste interconnessioni con i vari servizi presenti sul territorio stesso. Si trova per quanto riguarda la città di Siena, si trova in Viale Domizoni, numero 43, ma ci sono anche altre 8 sedi periferiche, che sono delle proiezioni del consultorio centrale, nei comuni circostanti, cioè il consultorio di Asciano, Gaiole, Castellina in Chianti, Castelnuovo Bearbenga, Monteroli, Montalcino, Rapolano Terme e Rosità. E quindi i nostri professionisti diciamo, garantiscono i servizi presso tutte queste strutture. È molto articolata, voglio dire, ma allora a questo punto le chiedo un completamento dell'informazione. Come si accede? Cioè l'utente, il soggetto che ha bisogno di rivolgersi a voi, come può accedere? Allora, è fondamentale, una cosa che caratterizza proprio il consultorio è l'accesso diretto, quindi la persona può insomma, collocarsi direttamente di persona nella struttura dove troverà l'accoglienza da parte del personale addetto. Ci sono dei numeri di telefono ovviamente reperibili su internet, c'è una mail a cui si può scrivere, che si può contattare insomma, richiedendo la prestazione o semplicemente delle informazioni che è consultorio.siena@usl-sudest.toscana.it e fondamentalmente
praticamente questo è via telefonica, via mail e per accesso diretto. Vari servizi prima della pandemia venivano svolti proprio con l'accesso diretto, cioè senza la prenotazione, poi ovviamente causa Covid questi servizi adesso sono tutti su prenotazione. Però è un accesso facile, senza ricetta medica e sono tutte prestazioni che vengono erogate gratuitamente senza pagamento del fee. Una seconda domanda. Il ruolo del consultorio nelle varie fasi della vita riproduttiva della donna, adolescenza, gravidanza, ma anche nell'ultima parte, quella che porta, diciamo, la donna verso la fine della fase riproduttiva, cioè la menopausa. Qual è il ruolo in tutte queste fasi? In un arco di vita che è piuttosto esteso, devo dire. Sì, infatti una delle più ampie fette di prestazioni erogate, delle più ampie, insomma, parte, gran parte delle prestazioni riguarda proprio il servizio che accompagna la donna nelle varie fasi della sua vita riproduttiva. C'è un ambulatorio dedicato anche alle giovani adolescenti, quindi con tutte le problematiche di tipo ginecologico che riguardano l'età adolescenziale, dalla contraccezione all'educazione sessuale, alle malattie sessualmente trasmesse, problemi che riguardano il ciclo mestruale e anche ovviamente la gravidanza che può insorgere in giovane età. C'è il percorso invece della gravidanza stessa, quindi il percorso che segue la donna, la gestante, dal concepimento fino al termine della gravidanza, dove poi viene appunto indirizzata alla struttura ospedaliera per il parto. E qui si parte dalla consegna del libretto di gravidanza, che adesso è di tipo digitale, c'è anche un'applicazione della Regione Toscana, appunto EpiMamma, che tutte le donne possono utilizzare per avere a portata di mano tutte le fasi del proprio percorso gravidico, le varie visite effettuate periodicamente dall'ostetrica e dal ginecologo, lo screening del rischio gravidico che viene effettuato a più step durante la gravidanza perché per offrire alla paziente, indirizzare la paziente all'assistenza più adatta, diciamo, in base al profilo di rischio, se ha un basso rischio, se ha un rischio intermedio o un alto rischio di sviluppare complicanze durante la gravidanza, fino poi a raggiungere il termine, intorno alla 37ª settimana, dove poi la paziente viene indirizzata alla struttura ospedaliera. Ci sono anche dei corsi di accompagnamento alla nascita e poi al dopoparto organizzati dalle nostre ostetriche e che vedono la partecipazione non solo delle ostetriche ma anche di altre figure professionali, quali lo psicologo, i pediatri, altre figure insomma importanti per fornire alle gestanti e alle coppie tutte le informazioni necessarie riguardanti insomma i vari aspetti della gravidanza. C'è un servizio di psicologi che se c'è necessità la paziente, la coppia può usufruire del servizio sia durante la gravidanza che dopo il parto per varie problematiche. In particolar modo si vuole una particolare attenzione verso le problematiche relative alla depressione postpartum e al supporto alla genitorialità nel primo anno di vita del bambino. E poi il sostegno all'allattamento, insomma, nella fase postpartum. Fino poi ad arrivare al servizio, all'ambulatorio per la contraccezione, che è un altro servizio offerto gratuitamente dalle attività consultoriali, addirittura con una fruizione gratuita, una fornitura gratuita di contraccettivi per alcune particolari categorie di donne, ad esempio le giovanissime, sotto i 26 anni, le donne dopo il parto o dopo un'interruzione volontaria di gravidanza, e particolari categorie che hanno delle particolari tensioni attive, diciamo.
E poi si deve arrivare alla menopausa, alla perimenopausa e postmenopausa, che anche questa è una fase molto delicata della vita della donna, dove comunque la donna deve essere controllata, ma non solo, ha bisogno di consulenza su vari aspetti della vita che possono subire dei cambiamenti, dalla sfera sessuale anche aspetti di tipo psicologico, la dieta, la prevenzione di alcune patologie tumorali. E quindi anche in questa fase è molto importante, insomma, che ci sia un servizio di questo tipo a supporto delle donne. Non mi sembra poco, sinceramente parlando. Diciamo che la nostra popolazione negli anni è diventata sempre più matura, no? E quindi c'è da parte delle attività sanitarie un grosso, grosso impegno verso queste età, diciamo, più avanzate. C'è però, ed è estremamente importante anche in questo periodo, una attenzione ai giovani. E da quello che mi risulta, voi avete anche il consultorio giovani, dove immagino sia fatta accoglienza, ma più che altro l'aspetto che credo sia più qualificante sia l'informazione e l'assistenza. Ecco, mi piacerebbe far conoscere al nostro pubblico intanto qual è l'arco di età che rientra all'interno del consultorio giovani. Poi, ovviamente, oltre l'ambito ostetrico-ginecologico, che è il vostro proprio, ci saranno altri ambiti che riguardano sia la sfera psicologica e, specialmente in questo periodo, c'è il grosso tema della interrelazione sociale. Non lo so, ecco, gliela metto così la domanda, veda lei come può svilupparla. Sì, direi che è una domanda molto, molto completa che abbraccia proprio tutto quello che poi viene fatto nel consultorio. Infatti esiste proprio questo spazio che si chiama Spazio Giovani, dedicato ai ragazzi dai 14 ai 25 anni, che si possono rivolgere a noi appunto sia per quanto riguarda problematiche di tipo ostetrico-ginecologico, appunto le percorriamo insieme. Dai, diciamo, nozioni che riguardano proprio la regolarità, diciamo, la fisiologia del ciclo mestruale, alla procreazione consapevole, quindi all'utilizzo della contraccezione, sia contraccezione, diciamo, di routine che contraccezione di emergenza, anche nel corso della gravidanza, appunto, per le giovani adolescenti, il servizio, anche di interruzione volontaria di gravidanza. Tematiche che riguardano anche appunto la sfera della sessualità e delle malattie sessualmente trasmesse. Questo è tutto ciò che viene trattato, può essere trattato nell'ambulatorio, diciamo, dove la giovane adolescente ha a disposizione il ginecologo, una ginecologa e l'ostetrica. Poi gli adolescenti si possono rivolgere per problematiche di tipo psicologico e qui ovviamente il campo è molto vasto, quindi vari disagi di tipo psicologico, ma anche problematiche che riguardano l'affettività e appunto di nuovo insomma, l'educazione sessuale. I nostri psicologi a disposizione fanno un grande lavoro diciamo su queste tematiche. Colgo anche l'occasione che da non molto tempo è stato anche introdotto a livello un progetto insomma a livello sperimentale che riguarda proprio il disagio nelle relazioni internet-mediate, no? Perché insomma internet oggi praticamente fa parte quotidianamente della nostra vita e come sappiamo insomma le relazioni internet-mediate tante volte insomma non vengono sempre gestite con consapevolezza, né dai giovani né dai genitori magari che si trovano ad affrontare questa problematica con i figli a casa. E quindi è stato proprio creato uno spazio apposito anche per queste problematiche dove sia il giovane che anche la famiglia, insomma i genitori, possono chiedere aiuto. Quindi per un utilizzo consapevole della rete, per un utilizzo consapevole di queste, cioè una conoscenza più ampia di questo tipo di relazioni su internet.
E poi, come insomma, non per ultimo, non ultimo, come ultimo per importanza, però anche le problematiche di tipo sociale, come ho detto prima, abbiamo un assistente sociale che insomma, collabora con quando, insomma, per le problematiche di competenza, però si parla di disagio sociale, di disagio familiare, e quindi insomma anche questi aspetti possono essere, insomma, fanno parte del nostro lavoro. È un ambito molto delicato. Io sento la necessità a questo punto di ringraziare pubblicamente l'ufficio stampa della USL Toscana Sud-Est, perché in ogni momento, ora, la nostra collaborazione dura ormai da anni, ma in ogni momento del nostro percorso di collaborazione è sempre stato in grado di fornirci interlocuzioni, cioè di incontrare voi medici con in argomenti, non con in argomenti che sono coerenti con il momento che stiamo vivendo. E questo che stiamo affrontando in questo momento credo che possa rispondere ad un bisogno reale. Ma in appendice a quello che lei ci ha detto sul consultorio giovani, il consultorio dei giovani, il consultorio giovani oggi è come loro lo vorrebbero, cioè voi incontrate i giovani, riscontrate una, come dire, ora non pretendo una sovrapposizione tra bisogno, richiesta ed offerta, ma insomma è rispondente, arriva vicino al bisogno, o vorresti che fosse diverso questo consultorio, o meglio l'approccio, voglio dire, con questo tipo di utenza? Questa è una bella domanda, nel senso che noi ci auguriamo, insomma, che i nostri servizi siano quanto più vicini e quanto più utili e simili, no? A come un giovane se lo possa immaginare. Però
la cosa che ci stiamo, insomma, di cui ci stiamo un po' rendendo conto è che forse fino ad ora, o comunque fino a poco tempo fa, eravamo noi lì dentro ad aspettare che arrivasse qualcuno, passatemi la frase, no? Cioè, nel senso che forse non è mai abbastanza la divulgazione di quello che si fa, no? Bisogna sempre cercare di non stancarsi mai di pubblicizzare, di divulgare, di passare parola su questo servizio che purtroppo ancora oggi forse per appunto motivi culturali, forse per limiti legati al non totale utilizzo di tutti i canali informativi, però non tutti sanno dell'esistenza di questo servizio, che invece è un servizio fondamentale. Per cui quello che insomma, ci stiamo un po' chiedendo e stiamo cercando di fare è di utilizzare il più possibile tutti i canali che utilizzano i giovani, quindi i social network, piuttosto che appunto i mass media, piuttosto che quando vengono da noi utilizzare un linguaggio molto sempre più simile a loro. E abbiamo adesso insomma in programma anche di strutturare un po' meglio l'educazione nelle scuole, perché finora ci sono stati interventi da parte del consultorio negli istituti scolastici, un po' però non in maniera strutturata, un po' su richiesta, poi ovviamente con il Covid si era fermato tutto, quindi abbiamo un po' il programma di strutturare un progetto ben definito in tutta l'azienda per informare e rendersi disponibili nelle scuole, sia nelle scuole medie che nelle scuole superiori, utilizzando il nostro personale sicuramente, quindi le ostetriche, gli psicologi, le ginecologhe, ma anche arruolando proprio come informatori gli insegnanti stessi e anche la peer education, ossia la peer education sarebbe l'educazione tra pari, quindi di formare gli adolescenti stessi, i giovani, a informare nelle scuole, a confrontarsi, a parlare di queste problematiche e a divulgare l'attività consultoriale all'interno delle scuole. La peer education è uno strumento che insomma funziona bene soprattutto tra gli adolescenti e insomma è già stato sperimentato in altri ambiti di psicologia, è utilizzato ad esempio nell'allattamento tra le mamme e quindi insomma si pensa possa essere anche un ulteriore strumento da utilizzare, ecco. Personalmente credo che questa attività sia fondamentale perché c'è sempre di più l'abitudine, io vorrei dire l'abuso, di andare ad informarsi su internet, e su internet si possono trovare cose splendide, ma si possono trovare anche tante informazioni che non aiutano minimamente colui che le legge, ma anzi creano confusione, se non addirittura danno. Quindi io credo che questa vostra iniziativa, proprio rivolta verso i giovani, che sono i maggiori fruitori di questi strumenti, sia più che opportuna. Una domanda per il dottor Gabbanini. Certo. Al di là di quella che è la sua responsabilità di ginecologo e ostetrico, ma anche quella che riguarda l'attività consultoriale, ecco, la domanda è questa: ritiene sufficiente questo servizio in termini di soggetti che lo stanno svolgendo? Mi spiego meglio, come pensa di, o se ritiene che ci sia la necessità di integrare con professionisti una eventuale carenza di queste figure in questo ambito specifico, penso consultoriale. È attrattiva questa figura, questo ruolo, o c'è la necessità di fare qualcosa dal suo punto di vista di ovviamente direttore di un'unità operativa complessa e di responsabile di una attività così, a mio giudizio, utile oggi? Non a caso la dottoressa Voltolini, che è appunto una dottoressa che lavora qui nella unità di ginecologia di Poggi Polsi,
diciamo, la mia facente funzione, o comunque il mio delegato sull'attività consulterale, proprio perché è così ben preparata, molto più di me su tutte le organizzazioni, eccetera. Proprio perché quello che un po' tutti ci veniamo a chiedere, la difficoltà è che ci sono sempre meno risorse da distribuire e queste risorse ovviamente quando già sono poche negli ambienti ospedalieri, spesso anche trovare persone che si dedicano solo e esclusivamente all'attività consulterale risulta oggi nel 2022 è abbastanza difficoltoso. Ecco che anche negli ambienti delle riunioni proprio politiche di come riorganizzare tutta l'organizzazione territoriale e il più possibile unita a quello che poi è l'ospedale di riferimento, perché non ci scordiamo che l'ospedale sì è il punto dove noi abbiamo più riferimenti, no? Tutti si pensa alla salute, si pensa subito all'ospedale. In realtà questo è l'ultimo punto di un percorso che spesso deve partire proprio sul territorio e dal territorio. Quindi quello che è più auspicabile, tutti alle tavole rotonde, parliamo, eccetera, è trovare il modo migliore per rendere sia per il professionista appetibile anche il lavoro sul territorio stesso e magari rientrare poi anche in ospedale. Una forma potrebbe essere gli stessi professionisti, magari che dall'ospedale si spostano anche loro sul territorio e viceversa, in modo tale che i protocolli che dobbiamo poi utilizzare all'interno degli ospedali stessi vengano per prima recepiti dal territorio e vi sia appunto un'unione unica, regolare, che vada appunto dal cittadino all'ultimo step della cura, che è poi quello ospedaliera, se ce ne fosse bisogno, ovviamente. È difficile trovare una quadra totale, è molto difficile. Uno per le risorse, ovviamente, che come si sente dire sono sempre meno medici, è sempre più difficile trovare medici che abbiano voglia di lavorare all'interno delle strutture ospedaliere e soprattutto consultoriali, e sta a noi un po' come direttori di trovare il modo di rendere questo lavoro il più bello possibile, perché il lavoro del medico sia tutt'oggi uno dei lavori più belli al mondo, insomma, ci sbagliamo perché sarebbe sempre comodo, no, di capire e richiederci una volta al mese il perché abbiamo scelto di fare medicina. Secondo me il motivo, soprattutto tutti diremo la stessa cosa, cioè il fatto di poter salvare le persone è una cosa talmente affascinante e talmente bella che bisognerebbe ricordarsi. Quindi, da questo punto di vista, cercare di appunto rendere questo lavoro, che è appunto il più bello, renderlo anche appetibile e di soddisfazione. Ecco, quello che noi cerchiamo di fare, che Chiara sta cercando di fare, e direi con risultati anche molto buoni per il momento, è quello di far sì che all'interno del consultorio stesso, che in questo caso è quello di Siena, ma potremmo parlare del consultorio di Poggio Bonsi, di tutte le attività consultoriali, vi sia un clima di serenità e di eccellenza. Cioè, all'interno del consultorio deve essere la stessa eccellenza che si ritrova a livello ospedaliero e che abbiamo già, quindi non è che va portata, va solo enfatizzata e rendere il tutto più omogeneo. Cioè, ridurre questa distanza tra territorio e ospedale che forse ancora ogni tanto c'è. Questo è quello che si auspicherebbe. Poi ovvio, bisogna fare conti tutti i giorni con il personale, con quanto abbiamo a disposizione, però direi che soprattutto sulla sud-est, per questo mio anno, insomma, all'incarico, ho trovato molta attenzione alle attività consultoriali, l'azienda stessa è uno dei punti focali a cui investe, su cui investe, su cui appunto rende fruibili le cose, quindi va solo noi per primi cercare di migliorare sempre e sempre di più. Bene, io concludo ringraziandovi entrambi, cercando di non sottrarre ancora altro tempo alla vostra attività o al vostro meritato riposo serale, se vi accingete a chiudere la giornata. Non lo so quali sono i vostri impegni, io conosco i miei, però veramente grazie per questo vostro intervento. Ringrazio attraverso di voi anche l'ufficio stampa della USL Toscana Sud-Est, e vi auguro che queste vostre attese possano trovare soddisfazione, sia a livello operativo per quanto riguarda la dottoressa Chiara Bortolini, che a livello organizzativo per quanto riguarda il dottor Massimo Gabbanini.